il rapporto fra il fumetto e la moda è molto più stretto di quello che si può immaginare. Diciamo moda, ma possiamo dire per esempio abbigliamento. Se consideriamo per esempio i grandi supereroi del fumetto americano, si riconoscono proprio da queste calzamaglie che hanno, con questi stemmi, i mantelli, gli stivali. Il loro abbigliamento è parte integrante del loro stesso personaggio, cioè senza quell'abbigliamento non sarebbero più quei personaggi che sono. Ci sono anche i grandi eroi del fumetto europeo, per esempio, mettiamo Corto Maltese, è talmente legato al suo abbigliamento che sarebbe impossibile immaginare un altro Corto Maltese non vestito in quel modo. Ogni disegnatore sa che gli potrà toccare di disegnare, per esempio, delle storie ambientate nella preistoria oppure ai tempi dell'antica Roma, oppure addirittura nel futuro, la fantascienza, passando attraverso tutti i secoli. E questo passaggio attraverso i secoli è connotato soprattutto dall'abbigliamento, ancora una volta. Io ho appena finito una lunga storia con Jodorowsky sui Borgia, che è ambientata nel tardo Rinascimento, diciamo, e lì l'abbigliamento era tutto. Io ho un bel po' di, diciamo che ho un paio di metri di libri sull'abbigliamento, sul costume nel corso della storia, eccetera. Nello specifico, poi, siccome io ho una reputazione di disegnatore erotico anche, direi che l'abbigliamento è ancora più importante nell'erotismo, l'abbigliamento o la mancanza del medesimo, diciamo. Se uno vuole andare un po' sulla poesia, diciamo, perché non voglio dire mito parlando della Bibbia, ma c'è il libro della Genesi dove è la cacciata di Eva e Adamo dal paradiso terrestre. Dice proprio espressamente la Genesi: in quel momento si accorsero di essere nudi. E in quel momento nasce l'abbigliamento e l'erotismo contemporaneamente, quindi proprio è la storia dell'umanità, insomma, che fin dagli albori. Disegnando storie, per esempio, moderne, ambientate nei nostri giorni, si vede chiaramente proprio il passaggio della moda anche attraverso i fumetti, cioè le spallone imbottite quando c'erano, la vita alta, la vita bassa, i pantaloni a zampa di elefante, cioè tutte queste cose compaiono nei fumetti. Si può veramente guardare l'evoluzione della moda solamente guardando i fumetti. Ma Sisley in particolare, poi, con questa vocazione verso un po' l'avventura, insomma, verso una vita molto attiva, eccetera, è particolarmente adatto, ecco, a essere raccontato a fumetti. Mi era già stata proposta, fra l'altro, anni fa, proprio da Sisley, una storia a fumetti su questa vocazione per un abbigliamento adatto a una vita attiva. Questo è importante nel fumetto e ovviamente è la cifra, diciamo, formativa di Sisley, ecco. Ho la fortuna di avere editori in tutto il mondo, sì. Sono stato anche, normalmente non viaggio moltissimo, ma ho deciso di dedicare un paio di anni ai viaggi, e quindi sono stato sia negli Stati Uniti, sia in Brasile, per esempio in Argentina, eccetera, dove è bene ogni tanto, insomma, parlare direttamente con gli editori, ecco. Vedere ragazzi, ragazze che discendono magari dalle favelas, insomma, con questi libri in mano, magari libri anche sgualciti, segno che sono stati anche abbastanza letti, visti, insomma, che ti domandano un disegnino, una dedica, è una cosa commovente, insomma. Ma ti dà anche un senso, non solo al lavoro, ma anche alla vita stessa, insomma. Devo constatare che in questi incontri, oppure anche nelle mail che ricevo, sono molto più numerose le donne e le ragazze che non gli uomini. I fumetti sono disegnini, non sono persone vere, sono dei segni, e per cui si richiede una certa complicità da parte del lettore di far finta di credere che queste siano delle persone, invece. Naturalmente, avendo a disposizione solo questa linea, tutto il carattere del personaggio deve essere caricato su questa linea.
Ed è per questo che si enfatizza spesso l'aspetto, proprio l'aspetto fisico, per cui queste figurette diventano proprio degli archetipi, un po' come nella commedia dell'arte, in cui il vestiario, appunto, per ritornare a Bomba, era talmente importante perché dai loggioni si doveva riconoscere che quello era il dottore, quello era invece il servitore, quell'altro la cameriera, tanto che avevano addirittura la maschera, talmente era poco importante il viso e talmente era importante invece l'abbigliamento. Nel fumetto è abbastanza simile, cioè tutto quello che noi possiamo dire di una certa persona lo diciamo appunto esteriormente. Quindi ecco che se noi abbiamo un personaggio buono, nel 99% dei casi è anche bello. Se noi abbiamo un personaggio cattivo, è anche brutto, naturalmente con una certa elasticità, insomma. Ci sono fumetti che vanno un po' oltre questo e fanno un'indagine, diciamo, psicologica del personaggio che va un po' oltre questa semplicissima equazione, ma normalmente funziona così, insomma. Quindi non è detto che la protagonista bella sia l'oggetto che si passa di mano in mano, eccetera. Potrebbe benissimo essere una donna invece autodeterminata e protagonista assoluta delle proprie scelte. Io devo dire che nei miei fumetti normalmente è così, cioè le mie protagoniste sono persone totalmente consapevoli, insomma, e per niente succubi. Io credo, fra l'altro, che non possa esistere erotismo senza consapevolezza, senza intelligenza. E io lo dico spesso e sembra che sia una civetteria, insomma. La parte anatomica più erotica sono gli occhi, perché è lì che passa l'intelligenza e la complicità. Perché l'organo sessuale più importante che noi abbiamo è il cervello.